Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, continuiamo la modellazione della nostra testa poligonale e prima di continuare volevo risolvere un paio di problemi che avete avuto, cioè che mi avete chiesto. Allora, il primo era di un utente che diceva che vedeva alcune facce come se non fossero uniti. Dai vertici, cioè nel senso che dopo che avevamo fatto una parte, quando andavamo a fare il comando merge comunque risultavano alcune facce che davano l'illusione che non erano attaccate. Allora, o effettivamente non sono uniti questi vertici, quindi noi selezioniamo il punto che ci interessa, andiamo qui a destra e abbiamo CVS. Guardate, qui c'è un numero. Questo numero indica il numero del vertice, cioè praticamente io faccio la selezione e lui mi dà un solo numero. Se ad esempio prendo due vertici, lui mi dà due numeri. In teoria, se sono due vertici sovrapposti, anche dovrebbe darti comunque due numeri. Se invece risulta sempre un numero, effettivamente i vertici sono, diciamo, uniti. E molto probabilmente è un errore dovuto, cioè un errore di visualizzazione dovuto alle normali. Se noi andiamo qui su Display, Polygon e Face Normal, guardate, abbiamo questi punti verdi, no? Cioè queste linee verdi. Adesso nel mio caso praticamente le normali sono, le facce sono rivolte verso l'interno. E dovrebbero essere comunque verso l'esterno. Allora, cosa faccio? Normali, reverse. Quindi ho spostato le normali verso l'esterno. E se ad esempio seleziono questa faccia qui, facciamo normali, reverse. Andiamo a nascondere la visualizzazione delle normali. Scusate, display, polygon, face normal. Guardate, ho l'impressione che questi vertici non sono uniti. In realtà sono uniti, ma è la faccia che ha le normali invertite. Quindi vado su normali e le riverso. Ok, risolto questo problema. Un altro utente mi chiedeva come inserire degli altri tool qui nella barra del menu. Allora, se io ad esempio vado qui, normali, voglio inserire conform, devo tenere premuto. Io avevo detto solo shift, ma in realtà era control più shift e cliccare una volta. E apparirà il nostro oggetto qui. Ok, detto questo, possiamo continuare la modellazione della nostra testa poligonale. Allora, selezioniamo. Andiamo al primo livello di suddivisione. Selezioniamo quest'area e andiamo ad inserire due edge loop. Allora, il primo lo facciamo qui e un altro qua. Questo lo andiamo a far unire. Lo facciamo unire con la parte qui di sotto. Quindi questo va qui. Questo va qui. Perfetto. Adesso. Ah, un'altra cosa che davvero non sono riuscito a capire come farla funzionare è diciamo lo split interattivo delle facce. Vi giuro, ho provato di tutto e non lo so perché non funziona come dovrebbe. Adesso non so se è un bug o effettivamente io sto sbagliando qualcosa, ma l'ho sempre usato così dalle prime versioni, quindi ci clicco una volta, vediamo se va. Vado a fare metalli, clicco con il destro e infatti vedete non lo fa come dovrebbe e non ho capito il perché. F
forse, vediamo se effettivamente abbiamo un problema proprio con le normali display polygon normal. No, le normali sembrano giuste. Vabbè, è un mistero. Non... L'altra volta mi aveva fatto anche questo tipo di errore, poi l'ho riavviato e tutto ha funzionato bene. Adesso non lo so perché. Comunque, potremmo ovviare, diciamo, a questo problema. Potremmo fare una cosa del genere, cioè seleziono la faccia e utilizzo questo cut face e l'unico fatto è che poi dobbiamo andare a selezionare questi vertici e unirli perché molto probabilmente sono staccati. Ok, adesso andiamo a fare questa estrusione qui per due volte, dove questo vertice lo facciamo unire qua. Ops, dove l'ho messo? Ecco qua. Questo va qui, questo va qui. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere anche un po' sul frontale quello che stiamo combinando. Allora, questo dovrebbe essere un po' più largo, leggermente. Anche qui. Allarghiamo qui. E allarghiamo qua. Stessa cosa. Ok, adesso dobbiamo chiudere questo buco. Io seleziono un edge che si affaccia appunto sul buco, tengo premuto Shift, clicco con il destro e faccio Fill All. Andiamo a vedere cos'è quello sgorbio che è uscito. Allora, e beh, vabbè, ovviamente. Andiamo a vedere un po' le normali. Anzi, visto che lo sto usando spesso, questo face normal lo aggiungo nel menu. Quindi andiamo a vedere. Facciamo normali conforme. Niente. Forse qualche vertice non è stato unito. Infatti. Ok. Adesso ora dovrei andare ad inserire, nascondiamo questo, un ultimo split qui, quindi seleziono la faccia e utilizzo cut face. Mamma mia, ma che sta combinando. Ah, ecco perché ha fatto una chiusura tutta strana, vabbè, la lasciamo perdere allora. Lo facciamo manualmente, va, che forse è meglio. No, infatti, guardate, molto probabilmente tornerò indietro con le versioni di Maya perché non mi piace, non mi piace per niente com'è. È molto più macchinoso, insomma, non mi piace. Ok, proviamo adesso il fill all. Dovrebbe funzionare. Allora. Va bene, poi tutti questi
queste imprecisioni, diciamo, le possiamo tranquillamente correggere, anzi, le dobbiamo correggere in ZBrush, per cui non ci preoccupiamo. Anzi, sono entrato anche fin troppo nel dettaglio, però va bene. Ok, a questo punto dobbiamo chiuderci solo la parte di dietro e fare l'orecchio. Molto probabilmente nel prossimo tutorial avremo già la parte chiusa di dietro perché insomma non è tutta sta difficoltà, ormai avete capito come si fa il processo. È giusto per non fare un altro tutorial per una cosa comunque così ovvia. Cioè, vi faccio vedere giusto una parte almeno. Ops. Questi vertici ovviamente vanno uniti. 1 e 2. E poi facciamo lo split. Seguiamo la forma. Più o meno quanti ne vogliamo mettere. Facciamone un paio per ora. Quindi poi, come abbiamo fatto per la parte qui frontale, faremo dietro, che è comunque anche più semplice perché è tutto molto più largo e tranquillo. Ok, a parte che il motivo principale per cui devo togliere questo noi è proprio perché lagga in una maniera impressionante proprio, non si può, è ingestibile. Vabbè, comunque, detto questo, ci vediamo al prossimo tutorial. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima!